Hanno già perlustrato l'intera area, ma non c'è traccia di Marco né della sua auto. Gli è successo qualcosa, è in pericolo. Giovanna Bruno è il console italiano a Cape Town in Sudafrica. Prossima al ritorno in Italia, l'energica e distinta signora sopravvissuta ad un tumore deve fare i conti con un ultimo difficile caso: la sparizione di un reporter italiano, Marco Borghi, a cui è stata legata per qualche tempo. Il loro debito è trafficato. La fidanzata dell'uomo palesa implora il diplomatico di darle una mano nella ricerca del compagno, scomparso mentre stava indagando sul traffico di esseri umani. Palesa Kubeka? Console. Dietro al progetto del film di Antonio Falduto, Il console italiano, c'è una lunga storia di tragedie e privazioni, quelle a cui vengono sottoposte le donne vittime del traffico di esseri umani. Un business che frutta ogni anno migliaia di euro ad organizzazioni criminali, nascoste dietro ad attività legali, quindi difficilmente perseguibili. Sono bravo! All'opera di Falduto si deve dunque tutto il rispetto che un soggetto del genere merita. Tuttavia, ci troviamo di fronte ad un lungometraggio non perfettamente compiuto dal punto di vista cinematografico. Il consolato ci troverà. Quando? Brava Giuliana De Sio a non enfatizzare il suo personaggio e a regalare umanità all'alter ego artistico.